Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione, voglio dire, un pochino particolare che riguarda ovviamente l'Inter. Allora, vogliamo fare un pochino di riassunto da questo punto di vista, perché sapete bene non è solamente l'Inter in realtà la protagonista di questo video, ma in generale un po' tutte le squadre di A, secondo me, sono coinvolte. Sapete bene che circa insomma più di un anno fa la Juventus è stata coinvolta in quel famoso scandalo all'interno del quale praticamente c'erano dei dubbi sui bilanci della Juve, no? Quindi su come fossero stati diciamo scritti questi bilanci, sulle cifre che c'erano all'interno di questi bilanci che poi avrebbero appunto condizionato l'insieme delle attività. Giustamente la Juventus fu messa sotto indagine, ma ci sono delle novità che riguardano anche l'Inter da questo punto di vista. Prima di iniziare, come al solito, ragazzi, molto semplice: iscrizioni, solito like, solita campanellina per notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina per le notifiche, non vi arrivano praticamente mai video. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social, quello è sempre molto importante. Allora, tu eri stato accusato di aver lavorato in maniera illegale per quanto riguarda alcune situazioni, ad alcuni scambi di giocatori, valutazioni e cose varie. Il procuratore Chinè, insieme alla sua pronta squadra, aveva praticamente condannato già la Juventus nei primi giorni. La Juventus ha dovuto praticamente pagare per mesi quello che effettivamente poi non è mai stato detto in un'aula di tribunale. Mentre ci sono delle squadre come l'Inter, come la Roma, ma anche altre squadre che sono state coinvolte all'interno di, diciamo, di dubbi su cifre di bilancio, che sono praticamente rimaste tranquille. E io mi chiedo il perché. Se il procuratore in questo caso ha sempre detto di essere pronto, di essere forte, per quale motivo adesso questo procuratore e questi uffici federali non prendono dei provvedimenti in maniera pesante nei confronti di queste squadre? Cioè, perché gli stessi provvedimenti che tu non hai preso nei confronti della Juventus, cioè che tu hai preso nei confronti della Juve, non li vai a prendere nei confronti giustamente di un Inter, di una Roma o di un'altra squadra comunque che è indagata per questa cosa? Cioè, qui non è che stiamo inventando qualcosa, eh? Non è che ci stiamo inventando le cose, qui ci sono degli atti della Procura, del Tribunale di Milano, che dicono che l'Inter è indagata. Quindi se c'è questa indagine in corso sull'Inter, che è esattamente la stessa indagine in corso che aveva la Juventus l'anno scorso, per quale motivo la Juventus immediatamente è stata sanzionata mentre l'Inter e la Roma non vengono sanzionate? Nonostante io vi ricordi che in questo caso ci sono degli elementi di bilancio molto molto negativi per quanto riguarda queste due squadre. Perché se la Juventus aveva un problema più che altro di perdite economiche, che comunque può essere risolto tramite quello che sta facendo la holding di proprietà, l'Inter, ad esempio, non è solamente un problema di perdita, ma è un problema anche da un altro aspetto per quanto riguarda la situazione relativa al debito, al prestito che hanno chiesto, un sacco di altre cose. Quindi mi domando, per quale motivo la Procura in questo momento non sta indagando a fondo e soprattutto non sta prendendo già. Non sta andando a fare quello che ha fatto prima con la Juventus, cioè perché la Juve per un anno intero si è dovuta vedere condannata, si è dovuta vedere sanzionata, mentre in questo caso queste squadre non vengono mai toccate. Ragazzi, il discorso è di una semplicità aberrante, perché il discorso è di una semplicità aberrante. Se voi fate un reato, di solito si fa l'indagine e poi solo in seguito si prendono le decisioni. Quindi non è che tu fai il reato, si fa l'indagine e mentre noi indaghiamo ti diamo la sanzione. Non è assolutamente così. A meno che non escano fuori delle prove certe sulla tua colpevolezza, fondamentalmente parlando, tu non puoi andare a sanzionare qualcuno durante l'indagine, devi aspettare che l'indagine finisca. Però l'anno scorso non è stato così. L'anno scorso, quando è partito, quando eravamo all'interno dell'indagine, fondamentalmente parlando, la Juve già aveva ricevuto delle sanzioni. Quindi non era così che funzionava. Adesso si stanno comportando seguendo quello che è il regolamento, cioè indaghiamo e poi decidiamo se effettivamente andare ad effettuare una sanzione oppure no. L'anno scorso no, perché l'anno scorso, nel momento in cui hanno cominciato l'indagine, fondamentalmente parlando, io mi ricordo benissimo, eravamo
ovunque sulla stampa nazionale, si parlava di questa cosa, ogni giorno c'erano problemi sulla Juventus, ogni giorno si discuteva di Juventus. Dove sono finite adesso quelle cose? Dove sono finite adesso quelle cose? Allora, se la procura è così importante, se la procura è così straordinaria, se la procura è così meravigliosa, che vuole lavorare, vuole andare a pulire, vuole cercare di ottenere questa pulizia, questa situazione clamorosa di chiarezza all'interno del calcio italiano, perché adesso non agisce? Perché le squadre interessate, evidentemente, non puoi andare ad effettuare un'analisi delle squadre interessate. Altrimenti con la Juve tu hai fatto la stessa identica, cioè con la Juventus era una situazione del tutto anormale, perché tu hai preso la Juve e hai detto: guarda, loro secondo noi hanno adoperato dei metodi che sono sbagliati per quelli che sono ovviamente i criteri. Cosa abbiamo fatto? Automaticamente, appena abbiamo capito che si poteva indagare, abbiamo indagato, ma tu non ti sei limitato ad indagare in quel momento lì. Non sei stato uno che ha indagato e basta. Non hai indagato e basta. Ti sei limitato praticamente non lo so, a dare punizioni, a dare sanzioni in un momento in cui tu non potevi tecnicamente darle, perché se tu fossi stato pulito nel modo di lavorare, tu avresti seguito altre cose. Invece per l'Inter e per la Roma, dico Inter e Roma perché sono le prime due che mi sono venute in mente, l'Inter perché sta su tutti i giornali, la Roma perché pure è finita sui giornali, ma Inter e Roma hanno fatto la stessa identica cosa della Juve, a quanto pare anche peggio. E io non vedo notizie sull'Inter, o meglio, non vedo sanzioni, notizie ne vedo, non vedo sanzioni sull'Inter, non vedo punizioni alla Roma, non vedo procuratori che parlano, che fanno. E questa è la solita situazione che si viene a creare in Italia ogni tanto, dove praticamente la legge viene aggirata, perché questo è, la legge viene aggirata. Perché se le persone, voglio dire, in questione fossero delle persone un pochino più corrette, capirebbero che ci sarebbe da indagare e basta. Ma pure prima però si doveva indagare e basta. Non è che adesso indaghi e basta, l'anno scorso indagavi, nel frattempo davi botte a destra e a sinistra. Questo è. Se vogliamo negare pure questo, neghiamo pure questo, perché tanto c'è gente che negherà anche questo. Sta su tutti i giornali, non è che lo sto raccontando io. Non lo sto raccontando io, non è che la notizia l'ho data io per primo, l'ha data la stampa nazionale, la notizia per primo che sull'Inter ci fossero delle indagini in corso, oppure vogliamo negare anche questo? Cioè, è normale che si parla di indagini e io dico, ma perché su di loro ci sono delle indagini normalissime, cioè ci sono delle indagini, diciamo, comuni e invece su di noi ci sono state delle indagini che hanno, diciamo, non sono state semplici indagini, ma sono state delle indagini che hanno portato poi a delle sanzioni non certe, ma all'interno. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, anzi, secondo me è anche peggio. Quindi, veramente mi meraviglio di questa cosa, perché continuo ad essere perplesso su questa cosa qua. Veramente, ragazzi, io continuo ad essere perplesso. Cioè, non vedo, e qui non vedo un comportamento normale da parte della procura, come la procura era quella che l'anno scorso faceva ogni 5 minuti faceva qualcosa di straordinario. Adesso dove sono? Sono finiti tutti adesso. Sono finiti tutti. Adesso non c'è nessuno che si prenda, che vada a lavorare normalmente. Cioè, io, francamente, se questa non è la normalità, ditemi voi che cosa sia. Cioè, ditemi voi che cosa sia. Qui, secondo me, ci si sta impazzendo. Qui si sta impazzendo totalmente da questa cosa. Io ritengo che questo sia un problema, perché voi avete praticamente creato una marea di problemi per quanto riguarda la situazione Juventus, avete, non lo so, messo polemiche su polemiche, e adesso dove siete? Per quale motivo adesso non parlate, non dite niente, non c'è niente da dire adesso? Scommetto che adesso non c'è niente da dire, perché la Juve non è coinvolta. Capito? Se invece dipende da chi è coinvolto, giustamente.
Va bene, bravissimi. Fatemi sapere, cioè voglio conoscere un pochino. Voglio sapere, ragazzi, dimmi un pochino che ne pensate.